Abbiamo evocato diverse volte nella prima parte di questa serata il fatto che le cose sono cambiate perché è caduto un certo muro. E ora qui, in qualche modo, ragioneremo su una serie di eventi che si sono verificati e che hanno concorso a tirarlo su, perché quel muro separava due modelli di sviluppo economico diversi e uno, diciamo, si festeggia quest'anno il lieto centenario della rivoluzione con la quale questo sistema alternativo, attraverso un processo molto complesso del quale non so assolutamente nulla, ma qui abbiamo una persona che ne sa qualcosa, venne instaurato. Io non so se voi avete avuto modo di dare un'occhiata al libro di Lenin, L'economia della rivoluzione, a cura di Vladimiro Giacchet. Qui, diciamo, non abbiamo con noi l'autore, ma abbiamo il curatore. Ci faremo bastare questo. Io ricordo ancora la prima telefonata che feci a Vladimiro Giacchet, storcendo con un sotterfugio il numero a Gennaro Zezza, che fu una cosa del tipo: buonasera, professor Giacchet, io sono Bagnai, volevo interpellarla sulla caduta tendenziale del saggio della libido, che era un argomento che mi sembrava molto attuale, che era un modo per provocarlo sulla sue radici e sulla sua ricerca nel campo dell'economia marziana. E il libro inizia con una provocazione della quale ovviamente della quale abbiamo parlato tante volte: un autore inattuale e i suoi testi. Allora, solo per citare alcune cose inattuali delle quali si parla qua dentro: di produttività, argomento caro a molti degli astanti, di nazionalizzare o meno le banche, quanto farlo in fretta, e poi era un pochino il discorso, prima Massimo D'Antoni notava, qui dici banca centrale e parte l'applauso, ma solo se dici nazionale, naturalmente, quindi è un argomento che tuttora è vicino ai vostri cuori, e di tutta una serie di altre cosette sulle quali mi piacerebbe intervistare l'autore. Io, diciamo, sto diventando presbite, quindi non so se riuscirò a leggere quello che ho scritto nelle ultime pagine del testo, che normalmente sono quelle dove si prendono gli appunti, ma insomma. Allora, intanto però vorrei partire a questo punto io da una provocazione, cioè chiacchierando con Nuti, questo tuo libro e delle sue slide sul crollo del socialismo, no? Cioè, se uno legge sta roba qui, no? A noi hanno spiegato sta cosa, che lo zar, signora mia, era tanto cattivo, e il popolo, signora mia, stava tanto male, c'era tanto freddo in Russia, signora mia, il popolo si incazza, rovescia lo zare e improvvisamente comincia a mangiare bambini, tutti i mezzi di produzione diventano proprietà del popolo, che non si sa chi sia, ma comunque, come non si sa chi sia la gente, improvvisamente in un attimo cambia tutto. E questo perché? Perché c'era uno zar che era cattivo dentro, con la zarina soggiogata da Rasputin, e quindi a questa cattiveccia, cioè, questo è quello che io ho più o meno tratto dai miei studi, no, dalle mie scuole superiori fatte quando esistevano. Non oso pensare cosa imparino oggi i miei figli, infatti neanche glielo chiedo. In realtà il quadro che emerge è un quadro in cui Lenin, almeno dalle prime pagine di questo libro, poi penso che si sarà fatto un pochino rodere, ma almeno dalle pagine iniziali, è qualcuno di abbastanza più a destra di un medio democristiano meridionale degli anni 60. Perché alla fine quello che lui vuole è un minimo di
controllo dello Stato, un minimo di capitalismo di Stato, che noi abbiamo avuto, poi con giudizi. Ma non è che c'è sta cosa, adesso sfasciamo tutto, anzi c'è un atteggiamento estremamente pragmatico dove il capitalismo viene visto sì come un modello da superare, ma anche come un modello dal quale imparare tante cose. Altro elemento fondamentale che io cerco, anche nel mio piccolo ovviamente si parla l'ICET, di cerchiamo di imparare. Questa cosa è abbastanza sconcertante, cioè l'approccio alle fonti, non sorprendentemente, apre un panorama di una ricchezza, di una complessità e quindi di un'attualità, a mio parere, sconvolgente. Quindi tu quel titolo lì l'hai scritto ma non ci credevi, cioè è un espediente retorico, domanda. No, credo che rifletta... No, il titolo dell'attore inattuale, Del primo paragrafo, sì. della tua... Va spiegato. Un autore inattuale e i suoi testi. Va spiegato, perché in effetti io parto... In effetti è molto inattuale, in un senso specifico, che preciso nella prima pagina, che, insomma, noi abbiamo un panorama in cui... l'establishment, diciamo, politico ed economico, impallidisce alla sola idea che salti un regime di cambi fissi. Pensate come può essere inattuale uno che voleva abbattere il regime capitalistico, no? Cioè, una roba insensata, no? Ma qual è la mia profonda convinzione che invece sia proprio per questo attuale. In che senso? Nel senso che emergeva un po' anche dai dibattiti di oggi, che oggi c'è la morte della politica. In questo contesto, e in particolare qualcuno nel pubblico, Celso, insomma, ora non lo vedo, ma mi diceva, ma insomma in questi dibattiti si parla di economia ma la politica non c'è. Non può esserci, perché nel contesto dei vincoli europei la politica è morta e chiunque vada al governo non può essere che l'esecutore di, a meno che non cambi le regole del gioco, non può essere che l'esecutore di ordini e di vincoli che sono esterni a questo paese e che dal mio punto di vista, per tornare a una cosa che è stata detta, diciamo, a cosa servono, possono sviluppare l'accumulazione, possono migliorare la distribuzione? Nessuna delle due cose. Palesemente negli ultimi anni in Italia questi vincoli hanno abbattuto l'accumulazione di capitale e hanno peggiorato in misura sostanziale la distribuzione del reddito. Questi sono fatti, non sono... Poi uno può dire, ma non è colpa di quei vincoli. Stranamente però c'è una certa, come dire, continuità, cioè, come dire, c'è una certa prossimità, ecco, diciamo così, tra questi vincoli e alcuni effetti abbastanza detestabili, no? Ma il punto fondamentale è questo. Noi abbiamo avuto, anche oggi si è parlato dei mercati che possono interpretare male. La verità è che se uno va a riprendersi gli articoli sui giornali nel 2010-2011, già dal 2009, la cosa pazzesca che fu notata da una notista del Financial Times è che i politici europei erano molto più a destra degli analisti finanziari. Addirittura c'era una frase fantastica che questa scrisse, l'ho riportata nel mio Titanic Europa di qualche anno fa, lei disse: ci sono degli analisti finanziari che sembrano dei comunisti rispetto alla Merkel, a Sarkozy e a questi altri. Ma cosa significa questo? Significa che la politica non solo è morta, ma ha assunto un atteggiamento così mimetico nei confronti delle presunte necessità del mercato che diventa più realista del re. Per cui se tu parli con un operatore sui mercati finanziari, io ne conosco, ahimè, per lavoro parecchi, su Londra, ti dice delle cose molto diverse su austerity e quant'altro da quelle che ti hanno raccontato i vari Monti, i vari Merkel, i vari Sarkozy. E questa è un po' anche la mia esperienza. Allora, forse si tratta di capire che non c'è un destino
scritto in algoritmi disegnati alla BCE, settore vigilanza bancaria, che ultimamente ne sta sfornando diversi particolarmente insensati, ma forse bisogna cercare di capire come ricominciare a fare politica seriamente, cioè il che significa come ricominciare a interessarsi dei destini di un paese in un'ottica sistemica, e questo è uno degli aspetti fondamentali. Volendo fare gli spiritosi, si potrebbe dire che è anche uno dei pochi casi in cui uno va al programma e lo realizza, va al governo e realizza il suo programma, cosa che ultimamente non è molto di moda. Questo qui dice: io vado al governo, faccio tre cose: decreto sulla pace, decreto sulla terra, spartizione della terra ai contadini, decreto sul controllo operaio. Oh, l'ha fatta in 2 settimane queste robe qui. Era un programma di governo precedente, cioè non è l'improvvisazione, quello che va al potere, improvvisa e comincia a dire cose un po' strane. Sui mercati internazionali dei capitali, notoriamente il problema l'hanno risolto un po' a modo loro, nel senso che tra febbraio e marzo 18 hanno ripudiato il debito estero, con tanti saluti a tutti i capitalisti inglesi e soprattutto francesi, credo, che avevano prestato un po' di denaro allo zar. Per cui diciamo anche da questo punto di vista lo trovo abbastanza affascinante, non nel senso che si debba ripudiare il debito, ma che forse l'approccio rispetto ai mercati può non essere esclusivamente passivo, no? E lì ci fu, fra l'altro, ci furono delle discussioni tra i bolscevichi anche sino al 21, perché qualcuno diceva: ma guardate che questi ci bloccano l'accesso ai nuovi capitali sinché noi non riapriamo il problema del debito. E Lenin ha sempre detto: guarda, il problema del debito ve lo scordate, è stato riaperto nel 91, però io ho conosciuto, sono andato una volta, mi pare a Coventry Garden, c'è una struttura che era stata costruita da un nobile inglese che coi proventi che aveva, coi proventi di questa struttura l'aveva venduta, aveva fatto un sacco di soldi e aveva investito in titoli dello zar. Può darsi che il suo bisnipote abbia visto qualcosa, però sicuramente lui non era particolarmente felice lo stesso, insomma. Secondo me qui dentro la cosa interessante è appunto un approccio sistemico. Una cosa interessante, secondo me particolarmente per il Gufi, è un messaggio a te e a tutti noi. Una delle caratteristiche di Lenin nella fase pre-rivoluzionaria è che lui è assolutamente convinto di avere ragione e dice: io questa è la struttura sociale come l'ho disegnata, secondo me questa roba è così, il punto di frattura dello zarismo è questo, il momento per fare la rivoluzione è questo, ci sono due nel comitato centrale che non solo sono contrari ma lo dicono anche alla stampa in modo da cercare di evitare che la cosa si faccia. Lui dice: ma incredibile, vi espello, non ha usato metodi che poi sono diventati un po' più praticati in quel paese, la rivoluzione l'ha fatta lo stesso. Il concetto, avere essere certi che avere un'analisi corretta della realtà è la stella polare, secondo me è un fatto molto importante per tutti noi che siamo qua dentro. Nel senso che, ma senza nessun integralismo, semplicemente si fanno delle analisi, ci si confronta, si scopre, voglio dire, sull'austerity si possono dire tante cose, sicuramente ho anche apprezzato il tono abbastanza aperto con cui il tema è stato trattato prima, ma di cosa dobbiamo parlare? C'è la verifica empirica, c'è un signore che è venuto, ha fatto l'austerity per abbattere il debito e ci ha lasciato con un 13% di debito in più, fine, cioè... Non è un problema di teoria economica quello lì, è un tema di qualcuno che prima diceva certe cose e aveva ragione e qualcuno che prima ne diceva altre e aveva torto. Cioè, scusate, io su questo, senza veramente, insomma, non... Per cui, ecco, io devo dire che in questi anni sono molto contento che l'acronimo di... Ve l'avevo detto, sia Vlad, per cui sono molto, mi è molto caro anche per questo motivo. Però in questi anni molte volte Alberto ha detto Vlad, insomma, anche quando non ci parlavamo noi due.
Questo secondo me è un punto molto importante che deve essere non solo capitalizzato, ma deve essere capito e deve servire ad andare avanti. Cioè, se si fa un'analisi giusta su quali sono i motivi per cui una determinata cosa, e voi sapete a quale mi riferisco, non funziona e quindi prima o poi questa cosa salterà, allora bisogna essere molto straight su questo punto. Cioè bisogna dire le cose stanno così, cerchiamo di capire come questa cosa può saltare nel modo più favorevole a noi e meno favorevole a qualcun altro. Perché il punto diventa questo, non ci sono tanti altri casi. Spero che tra i Vlad di Alberto non ci sia un post che ha fatto, mi pare, nel settembre del 2016, in cui prefigurava una fine di questa cosa abbastanza obbrobriosa, cioè a valle di una mega patrimoniale a carico del popolo italiano o della parte, diciamo, del popolo italiano che paga le tasse. Però è un tema che è aperto, perché ci sono vari scenari su questo abbastanza inquietanti, no? L'attacco sui titoli di Stato, come sempre si è parlato del sistema paese, ma ci sono dei sistemi paese che sono perfetti in Europa. Loro si definiscono europeisti, in realtà sono tedeschi o francesi, ma una volta decodificato funzionano benissimo. Daniel Gross l'altro giorno ha fatto un articolo fantastico in cui diceva, ma insomma, il problema dei titoli di Stato è un problema reale per le banche, bisogna scorporarli. Tra l'altro sono titoli rischiosi, rendono instabile il sistema. Bisogna che gli stati li rendano appetibili, indovinate per chi? Uno dice per i grandi fondi internazionali, no? Per i risparmiatori di quello Stato. Per cui secondo lui, cioè, Intesa dovrebbe dar via tutti i titoli di Stato che ha e li compriamo un po' tutti noi, no? Ma qui si apre lo sterminato campo dell'educazione finanziaria. Ecco, sì, qui c'è un altro grande tema. Se noi esaminiamo l'unione bancaria, ahimè anche in questo caso è una cosa che pratico per motivi, diciamo, di lavoro, è una roba che se uno la disegnava in astratto per danneggiare il nostro sistema e favorire un paio di altri sistemi a caso, immaginate quali, non veniva così bene. Spagna e Portogallo, quindi. È una roba al di là del bene e del male, ma se più vai nel dettaglio più lo capisci questo. Tra l'altro te le dicono loro le cose. I tedeschi a settembre hanno fatto un'analisi sul credito, sulla solidità finanziaria delle loro banche, solo quelle che erano fuori dalla vigilanza europea. L'hanno fatto per mettere la mano avanti, perché stanno combattendo perché l'Europa non ci entri proprio in queste banche. Allora hanno fatto vedere che loro sono fighissimi, hanno fatto un questionario, giuro, l'hanno mandato a queste banche, hanno ritirato i risultati, hanno deciso che c'è un problema di stabilità finanziaria, cosa che dai nostri giornali non si capirebbe, diciamo. Sapete quante sono queste banche? Ve lo dico io, cioè ve lo dice Weidmann, ce l'ha detto lui, 1555, pari al 41% dei totale di bilancio delle banche tedesche. La Germania ha fuori dalla vigilanza europea quasi la metà delle sue banche, che sono oltre la metà di quelle che fanno credito alle imprese. Sapete noi quanto abbiamo sotto la vigilanza europea? E noi siamo stati più fighi, perché mentre loro li elevavano, noi ce le portavamo. Le banche di credito cooperativo, che prima erano delle banchette piccolissime, che perciò non erano sotto la vigilanza, noi abbiamo detto, c'ho un'idea, faccio due belle holding che mi vanno sotto la vigilanza europea. Attualmente noi saremo tra l'80 e il 90% di copertura. Già questo significa che quella roba lì non funziona. Perché si crea un'asimmetria. Per citare quel signore lì, però non è in questo libro perché la cosa l'ha detta 2 anni prima, nell'agosto 2015 fa un articolo, c'era una polemica, pensate un po', non lo credereste, già all'epoca c'erano i Varoufakis, sugli Stati Uniti d'Europa, no? E c'era Calergi già, insomma, abbastanza attivo, e lui se ne esce con un articolo in esilio, perché era una cosa scritta in Svizzera, gli Stati Uniti d'Europa,
in un regime capitalistico significano semplicemente la spartizione delle colonie. Oggi potremmo aggiungere incluse quelle interne all'Unione stessa, no? Però mi pare che la diagnosi funzioni abbastanza bene. Questo adesso però, scusa, ora dirò una serie di cose di sinistra, va bene? Questo è il momento triste del convegno, scusate. Perché... Allora, intanto, perché io sarei di sinistra almeno così, insomma. Come dico, poi non è vero, ma insomma. E noi abbiamo anche frequentato dei politici e intellettuali, spesso nella stessa persona, almeno secondo loro, di sinistra, da cui io ho tirato fuori, senza far nomi, tanto è inutile, alcuni dei punti che vorrei adesso sollevare nel dibattito. Però prima farei una chiosa su questa storia delle BCC, no? Perché esprimono, diciamo, una contraddizione interna, secondo me, della quale dovremmo, magari possiamo parlarne con calma, pacatamente, con interlocutori che la pensano diversamente, se li troviamo sicuramente qua ci sono, a una certa corrente liberale di pensiero. Cioè, allora, il problema sono le banche troppo grandi per fallire, perché poi i soldi, i mitici soldi del contribuente, dimenticando che ci potrebbe essere un backstop di una banca centrale, i mitici soldi del contribuente devono salvarle. Allora, siccome il problema sono le banche too big to fail, uniamo le banche perché così c'è più efficienza, e no, ma diventano anche too big to fail, devi scegliere. Cioè c'è chiaramente, anche aderendo alle categorie liberiste, c'è un trade-off non esplicitato fra efficienza e rischio sistemico, che noi vediamo perché siamo tutti abbastanza svegli e sono tanti anni che parliamo di queste cose, ma che nel dibattito non mi sembra mai venga messo all'attenzione. Il principio liberista, liberale, diciamo così, poi vede il conseguimento dell'ottimo come risultato dell'azione di agenti addirittura atomistici. E tu qua invece vai a creare queste mega... Cioè, insomma, c'è qualcosa che non mi torna. A me volevo tornare ad alcuni aspetti interessanti, perché questo libro sulla rivoluzione ha un problema, che è il problema che hai evidenziato tu. Quando uno lo legge, pensa che le rivoluzioni si possano fare. Cioè c'è questo grosso problema, pensa che si possano fare un pezzo alla volta, pensa che si possano fare senza neanche sapere esattamente cosa si fa, sbagliando e dicendo che si è sbagliato e ripartendo. Una sola certezza hai, che quando proverai a farla qualcuno ti romperà i coglioni e sarà uno che la pensa come te. Per esempio, la pace di Brest-Litovsk. Sapete tutti la storia? Ve la dice Vlad. Perché c'erano quelli che erano più a sinistra di Lenin, prego. Sì, ecco, la cosa, questo, diciamo, mi interessa, perché poi ti voglio chiedere distanza, una cosa. A distanza la cosa può sembrare un po' curiosa, no? Però, diciamo, la rivoluzione parte grazie al decreto sulla terra, che dà la terra, il 96% della terra ai contadini. Considerate che era un paese che sino al 1861... aveva la servitù della gleba, per dare un'idea della situazione. Ma i romanzi erano bellissimi. Insomma, in quel contesto le cose vanno abbastanza bene, nel senso che c'è un grande consenso iniziale nei confronti della rivoluzione. Comincia a esserci qualche problema all'inizio del nuovo anno, perché i tedeschi, la Russia era uscita unilateralmente dalla Prima Guerra Mondiale col decreto sulla pace. Però sapete come sono i tedeschi, no? Un po' procedurali, vogliono mettere le cose per iscritto, tipo adesso in certi regolamenti comunitari, no? Questa roba. E vogliono fare una pace vera e propria. La pace che vogliono, ovviamente, è una pace, non ci credereste, ma molto a loro favorevole, che comporta anche delle cessioni territoriali abbastanza importanti. A questo punto si apre una polemica all'interno di quello che di lì a pochi mesi si sarebbe chiamato Partito Comunista, ancora non si chiamava così, si chiamava Partito Socialdemocratico Bolscevico Russo, e abbastanza incredibile, io sinceramente quasi non credevo ai miei occhi quando leggevo questi passi, c'è chi comincia a accusare Lenin di deviazionismo di destra, che
dicendo, che novità, dicendo, no? Dicendo insomma, questa roba qua, questa pace non va firmata perché è una, significa cedere all'imperialismo. E lui dice: dobbiamo uscire dallo zarismo da sinistra. Esatto, volevano uscire dallo zarismo da sinistra. Insomma, e lui dice: ma guardate, andate a farvi andate al fronte. Al che uno dice: come? Mi vuoi mandare al fronte? Ah, contro il dissenso. Già allora, no? C'era questa cosa. Dice: no, ti voglio dire soltanto, vai al fronte a vedere com'è la situazione. L'esercito ovviamente era dissolto, erano tutti i contadini tornati giustamente nelle loro campagne per prendere la terra, peraltro, e non c'era più niente. E invece Lenin va in minoranza, viene battuto, capita. E si decide all'inizio, insomma, passa, viene in minoranza, c'è una posizione intermedia di Trotsky, che era quello che trattava con i tedeschi, che pensa di fare la quadratura del cerchio con una trovata dialettica, dice: noi smobilitiamo l'esercito, ma senza firmare formalmente la pace. I tedeschi, per i motivi di cui sopra, che sono un po' procedurali, fissati con le regole, dicono: ah, bene, e noi sfondiamo il fronte e avanziamo. Cosa che fanno, per cui un mese dopo, tra un mese e mezzo dopo circa, all'inizio di marzo, i bolscevichi devono firmare una pace, che la prima era orrenda, la seconda è ovviamente orrendissima, perdono l'Ucraina, che già allora interessava abbastanza i tedeschi, perdono la Finlandia, perdono i paesi, diciamo, dell'Asia centrale, e sono tutti questi paesi erano quelli che, dove c'era molto grano, c'era un carbone, eccetera, eccetera, per cui una perdita molto pesante. Nello stesso periodo però si infuria una polemica anche su altri fronti, cioè ad esempio quello come interpretare il controllo operaio e soprattutto qual era il fine di questa... E anche qui Lenin si becca e dice: ah, ma sei di destra. E perché? Perché dice: ma guardate, il vero problema è come facciamo andare avanti le imprese, perché il problema non è la distribuzione ma è la produzione. Noi dobbiamo sviluppare le forze produttive, il socialismo sarà... deve dimostrare di essere superiore al capitalismo in quello. Se non ce la facciamo, non solo non ci dimostriamo superiori, ma vengono e ci fanno un mazzo così con i loro eserciti appena possono, per cui cortesemente diamoci una mossa. Questo è uno dei temi, e qui dentro entra anche il tema del capitalismo di Stato, perché nel congresso del marzo del 18 c'è una polemica proprio su questo, c'è uno che si alza e dice: il rischio che questo deviazionismo di destra ci porta al capitalismo di Stato. Lenin si alza e dice: scusa, il capitalismo di Stato nelle nostre condizioni sarebbe un passo avanti. L'anticamera di cosa stiamo del parlando? No, sarebbe, può diventare l'anticamera del socialismo. Non so se tarpo il dibattito, ma volevo dire che questa storia del capitalismo di Stato è particolarmente interessante anche per il dopo, perché l'accusa, quelli un po' insomma come me che hanno qualche anno, si ricordano che l'accusa storica da tutta una frangia della sinistra nei confronti dell'Unione Sovietica era, ed è testualmente così, c'è un passo che ho citato nell'introduzione: ah, voi dite di essere il socialismo, ma invece siete soltanto un capitalismo di Stato. Questa accusa rispetto a Lenin non avrebbe molto senso, perché Lenin non dice mai di aver costruito il socialismo. L'hanno detto dopo di lui. La cosa abbastanza singolare è che oggi quel concetto invece viene rivalutato in qualche modo. Lenin, a differenza di Marx, non è molto presente, non è molto amato ovviamente dai rotocalchi, nel senso che insomma, quell'altro era un po' un teorico, bravissimo, rompiscatole, però insomma poi non aveva mai provato a fare la rivoluzione, per cui comunque diciamo, ha un vantaggio ecco, rispetto a Lenin. C'è però un'eccezione a questa diciamo, assenza dalle copertine. Sì. Una copertina dell'Economist del 2012,
in cui si parla dell'ascesa dello state capitalism e dell'affermarsi di un nuovo modello per il mondo emergente. Dentro c'è un inserto molto ben documentato in cui si dice: ma qui Houston abbiamo un problema, nel senso che nel Novecento si sono alternati diversi cicli di maggiore e minore importanza dello Stato nell'economia. Credevamo di aver risolto il problema quando c'è stato il muro e c'è stato l'acqua che scorreva, insomma queste cose qua che sono state dette oggi, nell'89-91. Purtroppo abbiamo avuto la crisi finanziaria che ha delegittimato il capitalismo liberale, loro lo chiamano sempre così. E soprattutto c'è questa roba qua un po' strana, che ci sono dei paesi emergenti che crescono tantissimo rispetto a noi, in modo invidiabile, e stanno usando degli strumenti di mercato però in un'ottica di capitalismo di Stato, in cui, ossia la sintesi è, in cui il controllo delle direzioni strategiche dell'economia è saldamente nelle mani dello Stato. A questo punto, di regola, lo fanno nell'Economist, ma l'ha fatto recentemente Martin Wolf sul Financial Times, c'è uno switch, e mentre evidentemente si sta parlando di modelli economici, lo switch è tutto sul lato politico, cioè si dice: ci sono dei paesi che sono illiberali, autoritari, no? A differenza del capitalismo liberale. Ma il punto non è precisamente questo, è sicuramente anche questo, secondo determinate misure. Un po' meno di un tempo, consentitemi, perché siamo in un continente che non ha fatto fare un referendum in Grecia, non ha fatto votare un paese nel 2011, indovinate quale, ma ci potete arrivare facilmente perché ci sono stati numerosi gufi. Compleanni dopo, sì. Esatto. Festeggiamo in realtà quell'evento. E abbiamo votato nel 2013 a febbraio per essere più sicuri che, insomma, non ci fosse un particolare entusiasmo per quel voto. Dopodiché il referendum l'hanno fatto in Grecia, poi dice: no, stavolta lo facciamo, cazzo. E ha dato un risultato, tre giorni dopo hanno firmato una cosa che era opposta al risultato. Per cui il tema democrazia è un tema abbastanza serio, come dice il fatto che hai scelto di metterlo come titolo in queste ultime. Però il tema è di modello economico. E oggi cosa abbiamo? Cos'è che si confronta in realtà? Si confronta un capitalismo liberale ottocentesco, manchesteriano, in cui lo Stato si volta dall'altra parte, e un capitalismo di Stato roccioso in Cina e altrove? Non è proprio così, perché anche come è stato detto oggi, non si può negare che ci sia stato un ruolo rilevante degli Stati, anche in Occidente, anche in questo presunto regno del capitalismo liberale, quando si è trattato di salvare le grandi banche e una serie di grandi imprese. Si è detto, ed è la pura verità, che un anno in Irlanda il debito pubblico è cresciuto del 32%, la cifra esatta è 32%, per salvare due banche private, ossia per socializzare delle perdite. E quindi non è che non ci sia un ruolo dello Stato, no? Semplicemente lo Stato fa il bagnino e va a salvare un personaggio abbastanza che si è comportato un po' maldestramente, il quale appena arriva sulla spiaggia dice: ehi, te c'hai il debito pubblico un po' troppo alto, devi un po' fare un po' di tagli qua e là perché c'è il debito pubblico un po' alto. È andata, guarda, è una battuta, ma è andata veramente così, Ma questo... Le stesse banche che erano state salvate dalla mano pubblica, gli analisti di queste stesse banche, dopo un anno, hanno cominciato a dire che bisognava tartassare un po' di gente con l'austerity, eccetera. Però io voglio tornare a Lenin, a parte che poi dopo mi deve vedere il numero di un tassidermista, insomma, perché vedo che le affinità sono così tante che mi procurano una teca. Io pensavo alla cremazione, ma l'imbalsamazione potrebbe essere un'alternativa. Dunque, intanto questa cosa la formula, qui... La formula è segreta. Bilanci, ce la faremo dare. Bilanci pubblici da salvatori a vita... Sentite... Torniamo un attimo a Brest-Litovsk. Questo blog è stato aperto nel 2011 e noi abbiamo parlato separatamente o congiuntamente, indipendentemente da, con tanti politici.
si poteva fare qualcosa anche prima di certe riforme in termini di azione politica. Poi non sto contestando le riforme giuste o sbagliate, ma sto contestando il meccanismo politico che porta a impedirti di opporti a certi provvedimenti e quindi a vedere un continuo arretramento della linea del tuo fronte, fino a che non hai più niente da difendere, quindi smetti di combattere. Posso aggiungere, e un altro aspetto che secondo me è fondamentale è un peggioramento dei rapporti di forza tra gli stati in Europa. Allora, perché questo è il punto secondo me fondamentale. Poi, determinate politiche non vanno solo giudicate sul fatto che hanno creato distruzione economica in senso tecnico. Qualcuno può dire che è schumpeteriano, visto che adesso l'artefice ha detto che è schumpeterianissimo lui. Allora, non solo su quel piano, ma sul piano dei rapporti di forza. Fammiti portare dove voglio andare io, cioè, nel senso che il problema è che quando parli mi piace, per cui poi invece ti rompo un po' i coglioni, se no. Intanto il punto, la parola rapporti di forza è una parola chiave che noi perdiamo sempre di vista, perché noi qui abbiamo parlato diverse volte, secondo me oggi, del dibattito fondamentalmente fra regole e politiche discrezionali. Noi sappiamo che non c'è politica, ma che la costruzione europea ha rivendicato di nascere per togliere spazi alla politica, perché le politiche discrezionali, se è vero quello che Antonella sembra indicare nel suo lavoro, e speriamo che poi insomma questa visione possa consolidarsi, dobbiamo impedire di fare politiche di domanda attiva, perché altrimenti creiamo solo inflazione, al di là del fatto che ora la vorremmo, eccetera eccetera. Questa era un pochino l'idea, e allora dobbiamo togliere la politica ai politici. Quindi questo è il mondo nel quale viviamo. Dopodiché in questo mondo, sai, ma vorrei tornare agli appassionanti dibattiti avuti con i nostri interlocutori politici, soprattutto con quelli di alta caratura intellettuale, autocertificata ovviamente, carta semplice con documento di identità che non esibirò. Ora si può fare. Ora si può fare. Quelli che si autocertificavano, perché un giorno uno mi disse una cosa, forse c'eri anche tu, perché diciamo... ma noi non possiamo fare il keynesismo in un solo paese. E qui io, leggendo il tuo libro, perché io non capisco, cioè, quelli di sinistra, queste cose le sanno, cioè ci fottono sapendo che ci stanno fottendo, insomma, questa è la mia sensazione. Il dibattito sul socialismo in un solo paese è un dibattito abbastanza interessante, perché io in realtà, in come la mette Lenin, andandomi a leggere il testo, ho trovato un'intonazione leggermente diversa anche da come la presenti tu. E questo è un tema importante. Perché è un tema importante? Perché purtroppo a noi, per nostra sfortuna di sinistra, l'Europa è stata venduta, e io da tempo combatto sta storia, ultimamente la combatte anche Moro, poi tu mi hai cazziato perché hai detto che non dovevo rimarcare che finalmente qualcuno... Sempre, bisogna sempre lasciare che appunto il peccatore pentito, sì, però ti rompi anche i coglioni se il peccatore pentito sta in una banda che ti ha scassato e ti ha contrastato dialetticamente in modo molto sleale per tanti anni, no? Allora, quando ci parlano della difficoltà del nostro compito, quando ci dicono che la vittoria del socialismo è possibile soltanto su scala mondiale, vediamo in questo null'altro che un tentativo particolarmente disperato della borghesia e dei suoi volontari o involontari fautori di deformare la più inconfutabile verità, cioè che il socialismo è un sistema migliore, e quindi ti dicono che è complicato, ti dicono che tu la fai facile perché ti vogliono impedire di andare su quella strada. A me questo non sembra un'affermazione di Lenin che non si può fare la rivoluzione finché non siamo tutti d'accordo. Assolutamente no. Mi sembra che sia esattamente l'affermare da parte di Lenin che chi ti propone questo, quindi in Italia i simpatici compagni di Rifondazione, che non vogliono fare la rivoluzione e non vogliono infatti neanche uscire da un certo assetto di regole europee, lo fa perché vuole essere ostruttivo, è una critica di carattere, diciamo, meramente tattico, no? Dopo, un'altra cosa interessante invece è, ai fini del nostro dibattito, quindi prima riflessione, il keynesismo in un solo paese, cioè fondamentalmente uno di sinistra che ti viene a dire
non puoi governare il tuo paese, non può, la sovranità popolare deve essere coartata perché oggi c'è la Cina. Questo secondo me non è sinistra, però è lo standard che abbiamo constatato De Visu. Poi, altro aspetto, tutti si aspettavano che la rivoluzione l'avrebbero fatta i tedeschi e i francesi insieme, l'asse franco-tedesco più... Perché soltanto istruiti, signora mia, l'asse franco-tedesco non esiste, non esisterà mai, cioè ce lo dobbiamo dire, è un fatto culturale. È più, quando il sole sarà diventato una gigante rossa, esisterà l'asse franco-tedesco, si fonderanno insieme proprio la Germania e la Francia, ma sarà un fatto geologico, non sarà un fatto culturale, non esisterà mai questa... ma ci siamo stati in Francia e in Germania noi, qua dentro siamo anche persone che viaggiano, dai... E invece la rivoluzione la fanno i buzzurri, cosa che vi immaginate, a sinistra i buzzurri fanno la rivoluzione, signora mia che oh, cioè ve li immaginate, io insomma, non si può, la fanno i buzzurri russi e Lenin cerca di capire perché Lenin si era nutrito le stesse fonti in cui si erano abbeverati quelli che dicevano che la rivoluzione o si fa tutta insieme o almeno la fanno quelli che hanno capito, cioè noi, no? Sempre la solita spocchia di appunto progressista, perché lui dice è successo in Russia e forse doveva succedere così. Ti ricordi lui cosa dice? Lui dice una cosa del tipo che il movimento comincia più facilmente in quei paesi che non appartengono al novero dei paesi sfruttatori. Ora, questo mi dà una speranza, perché se è vero che noi siamo sfigati non può anche essere vero che siamo sfruttatori. Quindi ti volevo da te una riflessione su questo, non so. Scusami, lo so che il tema delle banche ti appassiona, ma ne hai già parlato talmente bene con Marco che qua volevo mettere gli altri argomenti sul tavolo. Il tema ovviamente è molto serio storicamente, perché non a caso la rivoluzione russa fu definita da Gramsci in un articolo. In Italia la rivoluzione contro il capitale, cioè non contro il capitale con la C minuscola, ma contro il capitale come intesa come opera di Marx. Perché per Marx riteneva più probabile che la rivoluzione sarebbe avvenuta nei paesi industrialmente avanzati. La posizione dei comunisti russi all'inizio è quella di dire: noi la facciamo, partiamo prima noi, siamo l'avanguardia, e questo c'è. Tantissimo nel testo. Siamo all'avanguardia della rivoluzione mondiale, a un certo punto ci seguiranno gli operai dell'Europa occidentale, essenzialmente dei paesi più sviluppati, a questo punto ci sarà la rivoluzione mondiale, questo sarà addirittura per una fase si dice questo è fondamentale per noi per poter continuare a mantenere i risultati della rivoluzione, perché ovviamente non hai l'esercito nemico che ti viene a attaccare. E va detto, ecco, tra parentesi, molto sommessamente, che tra il 18 e il 21 ebbero una guerra civile tremenda, sponsorizzata anche con soldati, da 21 stati, per cui sapevano di cosa stavano parlando. Insomma. A poco però Lenin saluta con grande favore quello che sembra l'inizio della rivoluzione in Germania all'inizio del 18, dopodiché due mesi dopo Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht vengono ammazzati su mandato, su una taglia emessa da un ministro socialdemocratico, circostanza che di regola viene omessa dai libri di storia, perché i socialdemocratici sono quelli buoni mentre i comunisti sono quelli cattivi, notoriamente. A poco si capisce che la rivoluzione non ci sarà in Europa, e Lenin praticamente costruisce l'Internazionale Comunista come una leva per fare la rivoluzione negli altri paesi poveri, diciamo. E è considerata anche questa una delle sue intuizioni maggiori, il fatto che ci sarebbe stato un grande movimento di liberazione nei paesi oppressi dal colonialismo europeo, che del resto l'Unione Sovietica ha grandemente favorito oggettivamente per diversi decenni. E, diciamo, non aveva sbagliato tantissimo se pensiamo alla Cina, insomma, ecco. Però l'orientamento cambia da quel momento in poi, però il concetto è come fai a tenere le posizioni qui. Dopo di lui ci sarà molto trionfalismo a questo riguardo, la sua posizione è sempre molto cauta sino agli ultimi scritti,
però è evidente che cambia l'atteggiamento, cioè il tema diventa molto semplicemente, e guardate, questo è un altro aspetto che secondo me è molto importante in queste opere. Allora, queste opere sono importanti perché questo signore era un genio, cioè questo si capisce, uno legge due pagine e capisce che questo era un genio, che pensava a una velocità molto particolare, diciamo. Ma a un certo momento il tema diventa, noi abbiamo delle mappe, perché questi erano marxisti ortodossi, cioè erano nella tradizione socialdemocratica tedesca, cioè riconoscevano in Kautsky un grande pensatore, salvo poi attaccarlo proprio sull'atteggiamento rispetto alla rivoluzione russa. E ritenevano di dover fare certe cose che Marx aveva piuttosto imprecisamente detto. A un certo punto si rendono conto che le mappe non funzionano più. Questa è una delle cose che a mio avviso è più interessante in questi scritti. Le mappe, cioè, concettuali. Il tentativo di dire, guardate, lui lo dice a un certo punto ironico nei confronti di qualcuno un po' più, diciamo, dogmatico, che dice, no, come il capitalismo, questi dicevano, il capitalismo di Stato, scusa, è capitalismo, lo dice il ragionamento stesso, no, che avrebbe detto Catalano anni fa, no? E lui dice, no, questo è un modo schematico di ragionare, perché le cose sul capitalismo di Stato sono state scritte da gente che non aveva conosciuto la particolare configurazione che abbiamo dato noi al potere. Cioè il concetto diventa, cerchiamo di costruire delle nuove mappe perché quelle vecchie non sono del tutto servibili. Questo secondo me è un punto assolutamente fondamentale in ogni prassi politica, ovviamente, perché non c'è mai un manuale che ti dice adesso fai quello, poi il prossimo passo è quell'altro ancora. Quello che ti può dire la teoria e l'interpretazione della realtà, se è sensata, coerente e funziona, è quali sono i limiti di una situazione che, e eventualmente in che direzione possono essere superati. Ecco, però poi sulle modalità d'uso te le devi costruire tu. Io trovo che questa sia una delle cose più interessanti. Un ultimo tema, perché non abbiamo tanto tempo, non so quanta è la resistenza del nostro pubblico. Io ovviamente immagino, starei qui per ore. Immagino finita, in senso matematico. Suppongo infinita, sì, loro ti vogliono molto bene. Finita. Anche se non sei... Sapete che appunto oggi Bagnai intervistava un sex symbol e quattro ore prima intervistava Scamarcio, no? Sapete, quindi abbiamo questa è la notizia. Allora, praticamente, no? Cioè è difficile leggere questo libro senza un moto di contenuta indignazione quando sei stato parte del dibattito che ci è stato così inflitto dalle nostre circostanze storiche. Vi faccio un esempio banale. Non puoi dire che l'Europa non va bene perché lo dice Salvini. Vabbè, può essere. Tutto un pezzo della prima parte, ci arrivate quasi subito, nelle prime 40 pagine dell'introduzione di Vladimiro, è dedicata alla valutazione positiva che Lenin dà del capitalismo, cioè del sistema che voleva abbattere. Sicuramente qualcuno gli ha detto non puoi dire che, non so, il taylorismo va bene perché lo dice, non so, Ford, ecco quello che è, o il fordismo va bene. Sicuramente sarà successo, però lui se ne batteva e analizzava i fatti. C'è stata una polemica sul taylorismo, in effetti, hai ragione. Ecco, tu. Parliamone, perché mi sembra abbastanza simile al tipo di polemiche sterili nelle quali noi siamo avviluppati mentre cerchiamo di dare da intellettuali, insomma, nel senso siamo pagati più o meno per pensare, una prospettiva al paese, e intorno c'è qualcuno che semplicemente perché ha, diciamo, dei problemi di ego irrisolto ti deve venire a rompere i coglioni sul fatto che tu non puoi pensare, il recinto del tuo pensiero deve essere delimitato da quello che l'avversario politico di quello che viene a criticarti pensa, che significa poi essere subalterni alla destra, ecco, perché non puoi parlare di un tema che la destra solleva. Ecco, infatti, questa è la cosa. Lenin come se l'è cavata?
Cioè, c'è bisogno della Siberia o si può fare anche senza per risolvere questo problema? Io volevo sapere. Io sono pratico, lui, capito? Lui sul tema era abbastanza cauto, insomma, poi dopo di lui era cauto? È stato abbastanza pratico. Ma poi ora c'è il global sistema. Warming, quindi forse dobbiamo pensare a più su. Allora, in realtà la cosa interessante è il punto di partenza. Io voglio essere più cattivo di te. Grazie. So che è difficile. Però provo. Il punto è se tu ritieni di avere una teoria inclusiva ed egemonica che è in grado di incorporare degli elementi differenti senza perdere le sue caratteristiche e anzi utilizzandoli, oppure no. Esatto. Se tu non ritieni di avere questa teoria, sei impaurito da ogni contaminazione nel senso culturale del termine. No, ti metti in una camera iperbarica, dove poi farai una brutta fine generalmente, e basta. Questo è quello in metafora di cui parlavamo prima, alla fine. Nel suo caso il problema non si poneva, nel senso che lui dice, allora abbiamo preso potere, dobbiamo far funzionare sta roba qua. Abbiamo detto che facevamo gli stipendi uguali per tutti. Risultato, gli specialisti se soldati. E dice, purtroppo, questo dopo 3 mesi, dice, purtroppo quella cosa lì, purtroppissimo, dobbiamo fare degli stipendi un po' differenziati, intanto che facciamo imparare operai e contadini come funzionano le fabbriche. Abbiamo da utilizzare tutti gli strumenti della tecnologia, una cosa che poi è diventata un po' una battuta, no? Che il comunismo era potere dei soviet più elettrificazione. Era in realtà una cosa serissima, perché il suo problema qual è? Dice, noi dobbiamo essere al livello della più avanzata scienza moderna, anche dal punto di vista della produzione. Non possiamo partire dal livello di produzione miserabile che ci ha lasciato la Russia zarista. Allora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo, appunto, una cosa che oggi ovviamente sembra banale, no? Elettrificare tutta la Russia. Era una roba pazzesca. Uno scrittore di fantascienza, che Wells, lo incontra, gli fa un'intervista, alla fine forse non ne ho parlato nell'introduzione, in quegli anni, e dice, ma questo qui è un invasato. Cioè, io ho parlato con Lenin, pensavo che mi parlasse di quanto è brutto il capitale, di come bisogna abbatterlo, e questo mi spiega l'elettrificazione che adesso si mettono, vanno a Ulan Bator e fanno il traliccio anche lì e questa roba, ma questo è matto. Dopodiché va detto che c'è tornato 10 anni dopo, in Russia ha detto cazzo, l'hanno fatta veramente queste robe. No? Ma il punto però qual era? Era mettere in rete, oggi lo capiamo meglio, no? Perché mettere in rete tutta l'economia sovietica, infatti la Commissione per l'elettrificazione è anche quella che è l'embrione della Commissione per il piano, che sarà poi verrà messa stabilita successivamente. Ma il problema è sempre questo, cioè la cosa pazzesca è da un lato il coraggio ovviamente, ma dall'altro l'antivelleitarismo. Esatto. Cioè il problema non è che andiamo lì ad armi nude perché siamo noi i più fighi e vinciamo, no? Dice no, stai calmo, devi ricostruire l'industria, i paesi capitalistici dopo la guerra stanno ricominciando a marciare più rapidamente di noi, questo è un problema perché appena sono forti arrivano con un esercito e è finita, devi cercare di essere il più avanti possibile. E infatti una delle cose più vere probabilmente che dice dopo la guerra civile, dice la guerra civile, sì, ci hanno fatto la guerra civile per abbattere il potere sovietico e hanno perso, però hanno perso solo a metà, perché ci hanno procurato una tale distruzione che noi non solo non possiamo essere un modello per altri paesi oggi, ma che dobbiamo ripartire da molto prima. No, rispetto a dove eravamo partiti. Però tutto questo, ripeto, è l'idea che tu hai, forse anche questo, un concetto sistemico di società che ritieni che sia superiore a quello altrui, e allora qui dentro ci devi mettere la tecnologia, ci devi mettere anche le teorie altrui. Sul taylorismo lui aveva scritto delle cose feroci nel 1913, continua a dire è uno strumento per sfruttare la gente, ma dobbiamo saperlo usare
a quelli che si assoggetteranno a questo sistema diamo da mangiare di più, perché non è e questa roba qua servirà per ridurre poi l'orario di lavoro, eccetera, eccetera. Però il concetto è il fatto di non avere paura, cioè quando tu hai un'idea, intendiamola veramente in metafora, insomma, se tu hai un'idea trainante, hai un'idea, anche un'idea di società, no? Al di là del merito, no? Torniamo a noi, se hai un'idea di dove devi andare e di dove non devi andare, cercherai rispettivamente di andarci e di non andarci con tutti gli strumenti che puoi utilizzare. Questo è il punto assolutamente fondamentale. Dopodiché la verità è che io di certe critiche non capisco mai se quella di cui parlano è la globalizzazione dei lavoratori o quella dei capitali, e ho la forte propensione a pensare che quella che gli piace sia quella dei capitali, no? Perché allo Stato mi sembra che ci sia solo quella. E quindi francamente quando certe cose sono dette in un modo così generico, no? Quando comincia a dire ah, ma no, ma devi mettere d'accordo con gli operai tedeschi, francesi, è bellissimo, io sono totalmente favorevole. Piccolo problema, i sindacati tedeschi sono quelli che hanno consentito alle imprese tedesche di abbassare il costo del lavoro nei settori esposti all'esportazione del 9% tra il 1999 e il 2008. E che oggi, quando Bofinger, l'unico dei cinque saggi che risponde al concetto, diciamo, vagamente di saggio, perché gli altri sono dei personaggi un pochino ideologizzati, diciamo, sì. Gli vogliamo bene uguale. Ecco, ne abbiamo avuto fede. Dice, guardate che c'è questo problema qui, bisogna ridurre l'avanzo commerciale. Chi gli ha risposto è uno dei capi della DGB, dice, oh, ma così perdiamo posti di lavoro, ma che sei matto? Per cui lì è molto chiara la questione. Beh, questo, no, diciamo, questa analisi politica che non viene spesso affrontata qui ci chiarisce che è abbastanza evidente quello che personalmente avevo scritto nel tramonto dell'euro, ma credo che molti politologi se ne fossero accorti anche prima, cioè non è assolutamente possibile immaginare una Germania che deflette da questa linea. Dopo il problema anche in Italia, secondo me molti colleghi, molti intellettuali, molti giornalisti lo riconoscono, però pensano che quella sia la linea giusta. Ora, naturalmente una delle cose che questo testo ci insegna è che poi i processi storici si valutano alcuni anni e molti morti dopo, quindi che è un pochino anche quello che sta succedendo qui. Poi lui diceva un'altra cosa che non in questi testi ma altrove, dice poi il problema è giusta per chi. E naturalmente qui vorrei tornare al discorso delle regole, nel senso che noi non riflettiamo mai sul fatto che un approccio basato sulle regole ovviamente ha lo scopo di sterilizzare la politica, ma riflette anche i rapporti di forza che sono in vigore nel momento in cui le regole vengono dettate e riflette gli interessi di chi li detta. Ora, se anche prima al tavolo geopolitico è saltato fuori che noi per tanti e tanti motivi non siamo sufficientemente stati e non siamo sufficientemente autorevoli per essere propositivi in termini di negoziato delle regole e di scelta di regole più convenienti ai nostri interessi, è chiaro che le regole a quel punto come metodologia, indipendentemente da tutto il dibattito teorico che c'è stato, non ci fanno molto comodo. Però sta per succedere una cosa, fra 21 minuti siamo a cena. Mi sembra che questo sia di sollievo soprattutto per la platea. Insomma. Questa chiacchierata spero che abbia messo appetito agli astanti, perché il rischio che si corre in Abruzzo è sempre quello di mangiare troppo. Quindi spero che arriviate animati da un sano appetito a tavola. E vorrei ricordarvi che siamo di fronte. Per i relatori ci sono dei tavoli con i posti assegnati, a sinistra sulla tavola, nella sala, quindi entrando in fondo sulla sinistra verso la vetrata, normalmente sono lì, e quindi noi continueremo a parlare di queste cose noiose, ma anche no, e voi parlate di quello che vi pare. Grazie Vladimiro, il libro va letto. Mi scuso con tutti quelli che non hanno trovato particolarmente appassionante questo regolamento di conti a sinistra.
nel 2017.